amano fare il karaoke, è una delle mie cose preferite, forse è la mia cosa preferita. Bentornati su questo sempre più strambo canale. Lo so che lo dico sempre, ma credo che stia diventando sempre più strambo. Oggi ho pensato di farvi vedere, per gli amanti del karaoke come me, la mia postazione karaoke, cioè quella che uso quando faccio le mie serate con gli amici e mi diverto tantissimo, e spero anche loro. Chi ama la musica come me e chi ama cantare non può non avere a casa una postazione karaoke, perché l'alternativa è mettersi su YouTube senza microfono, senza niente, che va benissimo, però vuoi avere una postazione con un amplificatore, un microfono, un mixer per il riverbero, per gli effetti e anche un doppio microfono per far cantare i tuoi amici durante le tue fichissime, fantastiche serate karaoke? E quindi ho pensato che magari qualcun altro poteva avere questa voglia di farsi una postazione casalinga, soprattutto in una casa piccola, perché casa mia, non so se ve ne siete accorti nei video, comunque è molto piccola, quindi è chiaro che non posso avere una postazione fissa, deve essere qualcosa di facilmente riponibile negli spazi che ho a disposizione in casa. Adesso ve l'ho montata per farvela vedere in questa introduzione, però chiaramente adesso piano piano vi farò vedere tutti i componenti, le marche che ho scelto io. Vi lascio al video, mi raccomando, se avete domande scrivetele nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare le notifiche con la campanellina. Ok, ci avviciniamo un pochettino così vi faccio vedere un po' più vicino alla postazione come si compone. Allora, il primo apparecchio di cui abbiamo bisogno è sicuramente il mixer. Allora, questo è il mixer che ho acquistato io, ovviamente sotto consiglio del mio papà, perché lui è l'esperto di questo tipo di cose. Allora, questo mixer è della marca Behringer, credo si legga così, Behringer. È un mixer molto semplice, con questi quattro canali per i microfoni. Io quello che faccio semplicemente su questo mixer è regolare il volume e regolare l'effetto, cioè il riverbero, quanto riverbero voglio dare alla voce. E adesso vi faccio vedere le connessioni. Allora, io di solito il mixer lo posiziono qui. Il primo cavo che ci serve è sicuramente il cavo dell'alimentazione, quindi attacchiamo il cavo dell'alimentazione. Allora, il cavetto dell'alimentazione si attacca qua dietro. Il secondo cavo che ci serve è il collegamento fra il mixer e l'amplificatore. Quindi prendiamo questo cavo, dobbiamo mettere in corrispondenza di questi due canali, uno e due. Ok? E questo sarà il jack che andrà attaccato all'amplificatore. Il secondo apparecchio fondamentale, importantissimo, è l'amplificatore. Questo è il mio amplificatore Fender, è un amplificatore che abbiamo preso usato con papà da un ragazzo. E io lo utilizzavo per la chitarra, ma chiaramente si può utilizzare anche per la voce, appunto basta collegarlo con il mixer al quale sono collegati i microfoni. E se non avete l'amplificatore, è chiaro, potete usare anche le casse, qualsiasi tipo di cassa può essere collegata al mixer. Potete anche far uscire il suono dalla TV, potete, diciamo, collegarlo come più preferite. Io preferisco usare questo. Anche l'amplificatore ha i suoi cavi di alimentazione che adesso colleghiamo. Perfetto, ci siamo? Benissimo, adesso non ci resta che connettere il mixer all'amplificatore con il cavo che abbiamo attaccato prima e lo attacchiamo all'uscita AUX, qui. Prossimo step, ovviamente, i microfoni. Allora, io avevo questo microfono rosa che mi è stato dato in dotazione alla prima macchina del karaoke che ho comprato, che era una macchina giocattolo, però questo microfono funziona bene. E poi ho il mio microfono Shure, comprato da mio padre, credo si legga così, Shure, credo.
SM58, che è un microfono fantastico che io amo. Ho messo queste bandierine perché quando andavo alla sala prove non volevo perderlo e quindi ho attaccato un adesivo. Adesso per praticità vi faccio vedere come collego questo qui, ok? Allora, il microfono ha il suo cavo, quindi vi serve anche un cavo per microfono. Ovviamente vi lascio tutti quanti i link nel box della descrizione di questo video. Allora, dove si connette questo cavo? Si mette ovviamente in corrispondenza dei canali del mixer, ok? E adesso verifichiamo che il microfono funzioni. Pronto, pronto, pronto. Siamo pronti per cantare e tediare i vicini che prima o poi chiameranno i carabinieri. Abbiamo visto che il microfono funziona, adesso vi faccio vedere quello che manca, cioè la parte dove viene proiettata la base musicale e appunto da dove esce anche l'audio della base musicale. Allora, per farvi vedere questo passaggio, torno a un'inquadratura di prima, più larga. Allora, vi faccio vedere come faccio io. Vi serve il telefono e il telecomando. Allora, io che cosa faccio? Semplicemente vado sull'app di YouTube e vado a cercarmi le basi del karaoke. Faccio un esempio, bellissima, di Annalisa. Semplicemente clicco sul video e poi io ho il Chromecast, quindi posso collegare direttamente il telefono, spingendo questo schermino in alto, a il mio dispositivo, che in questo caso è il televisore. Automaticamente il televisore si accenderà sull'app di YouTube. Adesso metto muto soltanto perché ho paura che YouTube poi mi oscuri il video. E niente, è semplicissimo, come vedete i collegamenti sono veramente facili. Io farò uscire l'audio da questa cassa e dal subwoofer che sta dietro, ma se voi volete potete tranquillamente utilizzare le casse del televisore oppure, non lo so, quelle che avete a disposizione. E quindi praticamente da qua in poi siete liberi di cantare e divertirvi con i vostri amici. Bene ragazzi, questo video è finito, spero che vi abbia divertito e che vi sia stato anche utile. Se avete domande, mi raccomando, scrivetemele nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivate le notifiche con la campanellina e ci vediamo nel prossimo video.